Siamo su due piani differenti. Piero rimane nelle sale del Museo Civico sovrastanti, qui siamo invece nella Sala delle Pietre, che è proprio su un livello diverso. È un livello underground, quindi un livello dove appunto possiamo trovare un linguaggio artistico diverso, contemporaneo e che ha a che fare proprio con i cittadini del XXI secolo. Baschi incontra Piero Della Francesca e lo fa con la mostra Affreschi Urbani ospitata al Museo Civico di Sansepolcro. È infatti nella città natale del maestro della prospettiva, proprio lì dove sono conservate tante delle sue opere, tra cui la Resurrezione, che è possibile ammirare una selezione di oltre 20 serigrafie dell'artista inglese. Due artisti che sono riusciti rispettivamente a superare il paradigma culturale di riferimento. Piero lo ha fatto andando a coniugare le arti figurative con il linguaggio matematico di Euclide, di Pitagora, e quindi le opere di Piero sono opere filosofiche che ci inducono a fare un percorso critico e autocritico. Anche Banksy è riuscito a rivoluzionare il modo di fare arte, è riuscito a mettere insieme anche lui le arti figurative con il linguaggio mass mediatico, e quindi entrambi questi artisti, utilizzando la superficie bianca delle pareti, sono riusciti a creare delle icone che ci fanno subito pensare e riflettere. In esposizione anche alcune delle opere iconiche dell'artista di Bristol, dall'identità nascosta sin da subito. Sono tutte serigrafie autenticate che ricostruiscono proprio i messaggi principali di Banksy. Banksy fa proprio un'opera di sensibilizzazione. Banksy ci aiuta a ricostruire una coscienza collettiva che manca. E partiamo quindi dall'emblema del topo per poi passare a analizzare anche i rapporti che regolano il potere e le persone. E poi abbiamo tutta questa sequenza dove appunto c'è una parte specificamente indirizzata alla politica, opere che parlano di sensibilità ambientale e poi in questo climax, in questo crescendo, l'opera che chiude questo percorso che appunto è La bambina con il palloncino, un'opera che credo parli da sola con questa sua capacità di coinvolgere anche da un punto di vista emotivo. La mostra resterà visitabile sino al 10 gennaio 2021.